Quando mi viene fatta questa obiezione, ma qui rubano come prima, più di prima, a parte che non è vero, nel senso che comunque c'è stato un cambiamento strutturale, adesso non so dire quantitativamente se rubano più, meno o uguale, ma per esempio, per quel che capisco io, non c'è più una corruzione amministrativa centrata, cioè il finanziamento di tutte le imprese, di tutte le imprese che hanno rapporti prevalenti o esclusivi con la pubblica amministrazione, ai partiti di maggioranza non c'è più. C'è tuttora una corruzione amministrativa decentrata impressionante di tangenti. Allora, comunque, quando mi viene fatta questa obiezione, io rispondo sempre raccontando due cose. Una è un episodio di cui sono stato protagonista e l'altra invece è una barzelletta. L'episodio di cui sono stato protagonista è questo. Una volta sono andato a un seminario organizzato al Consiglio Superiore sull'ordinamento giudiziario italiano e francese a confronto. Io feci il riassunto delle cose che erano accadute e dopodiché dissi, sapete, noi organi preposti alla repressione penale, magistratura, forze di polizia, svolgiamo rispetto alla devianza criminale la funzione tipica che svolgono i naturali predatori, miglioriamo la specie predata. Abbiamo preso le zebre lente e sono rimaste quelle veloci. Il consigliere Zagabeschi mi fece un cicchetto tremendo, dice, come ti viene di dire ai francesi che abbiamo. Ma è un dato criminologico immediatamente percepibile. Non c'è mai stato nessuno Stato, in nessuna epoca, che abbia abolito del tutto la criminalità. Quindi inevitabilmente si opera una selezione. Si prendono i meno bravi e restano i più bravi. Questo è inevitabile. Poi, certo, noi abbiamo la giustificazione che ci hanno dimesso il paziente mentre la cura era in corso. Questo non dipende da noi. La barzelletta invece è questa, perché mi dicono, ma come, qua avete fatto tutto stambaradan e poi qui rubano come prima. Durante il fascismo, la barzelletta richiede prima una spiegazione storica, durante il fascismo venne inventata la guerra alle mosche e alle zanzare. Pratica che andò avanti anche nel primo decennio del dopoguerra. Io ricordo da bambino che c'erano i manifesti affissi dal comune, guerra alle mosche e alle zanzare, il comune disinfestava i luoghi pubblici e ogni famiglia doveva disinfestare la propria abitazione e la tua appartenenza. Si usava il DDT. Oggi sappiamo essere cancerogeno, però uccideva effettivamente le mosche e le zanzare, anche le persone, Anche le mosche e anche le persone le zanzare. e quindi anche le mosche e le zanzare. Questa è la spiegazione storica. La barzelletta è questa: durante il fascismo un prefetto va in visita in un piccolo comune, c'è il podestà ad accoglierlo, quando scende dalla macchina viene assalito da un nugolo di mosche. Allora in tono di rimprovero si rivolge al podestà dicendo: ma in questo comune non avete fatto la guerra alle mosche? E poi risponde: sì, eccellenza, ma hanno vinto le mosche. Ecco, questa è la morale in sintesi.